Apre ai bolognesi la mostra Bellezza e Futuro negli spazi della Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina. 40 artisti uniti in un messaggio che celebra la vita e il futuro dei più fragili e degli anziani. Alla cerimonia di benedizione presente il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Vediamo. 40 tra quadri, dipinti e sculture realizzati da artisti che hanno deciso di esporre le loro opere alla mostra d'arte permanente Bellezza e Futuro negli spazi della Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina, storica residenza che accoglie anziani e fragili in via Carlo Pizzardi. Un messaggio di forza e speranza che fa da cornice alla celebrazione della messa da parte dell'arcivescovo Matteo Zuppi, avvenuta prima dell'inaugurazione della mostra. Tutti quanti noi abbiamo tanti momenti di fragilità, a volte ci sono delle persone che sembrano importanti, forti, che hanno tutto e sono fragilissime, perché la forza è data da un'altra cosa. E quindi Bellezza e Futuro, un bellissimo titolo, e c'ha tanto da dire qui, ma forse tanti dovrebbero venire qui per capire qual è la forza, la bellezza e il futuro. Un evento artistico e culturale la cui vocazione sociale è stata evidenziata dal presidente della Fondazione Sant'Anna e Santa Caterina. Siccome il nostro Santo Padre ci ha detto che una nazione che non ama, non cura i suoi anziani non ha futuro, noi abbiamo preso questo spunto parlando di bellezza, perché l'arte è bellezza e quindi non c'è ombra di dubbio, e futuro perché sembra strano, ma in una struttura per anziani parlare di futuro, ma come ha detto molto intelligentemente Monsignor Zuppi, meglio di me, il futuro c'è anche a 90 anni, non è che, e siccome l'arte non ha né tempo né spazio, noi abbiamo pensato e le garantisco che da quando abbiamo cominciato, perché qualche mese che gli artisti, a parte l'entusiasmo di questi artisti che io non mi aspettavo, e poi lo vedrete, è il personale in primis e tutti gli ospiti, anche in carrozzina, tant'è che ho sgridato i miei perché i talloncini di riconoscimento delle opere sono su, ho detto ragazzi bisogna mettere anche giù perché noi abbiamo quasi tutti in carrozzina, però ha creato entusiasmo, io credo che abbia portato una ventata di quel friccicore di cui io parlavo prima, che secondo me fa bene perché gli anziani non sono un relitto, sono un patrimonio che noi dobbiamo conservare.